Oh, ma sto pollo al curry lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare? Io lo sapevo che non vi dovevo fare vedere la mia faccia, perché da lì praticamente tutti i collegamenti si sono bloccati. Allora, andiamo a fare il pollo al curry. Ricapitolando, stavamo dicendo, per il pollo al curry abbiamo bisogno carotina, cipolla e sedano. Poi, mamma, lo devo fare veramente come Vincenzo De Luca, che è, come ha detto, là, i portaseccia ci stanno. I portaseccia, ci piace. Allora, carotina, sedano, eccoci qua. Ci mettiamo in una padella un filo d'olio, un filo, insomma, anzi abbastanza abbondante, perché poi ci andiamo a rotolare i nostri bocconcini di pollo. Ci mettiamo cipolla, carota e sedano. Andiamo a fare il sedano piccolino. Allora, come vi stavo spiegando prima, ricordate di nascondere le dita. Per favore, qualcuno mi dica che adesso siamo di nuovo in diretta e che siete collegati con me. Vi voglio bene, perché non sto capendo più niente. Tre volte si è interrotto il video. Ma che ci stanno i folletti del telefono? Sono proprio imbranata io, il telefono e le dirette. Per favore, mi vedete? Io non vedo se voi mi vedete oppure no. Allora, vedo una persona, non so. Chi sei? Due, tre, stiamo facendo il pollo, cinque, ah ok, dai, siamo in cinque, l'altro giorno eravamo in 100, oggi siamo in 5, ma perché secondo me va anche un attimo capito come poter mandare in onda il video senza troppe interruzioni. Allora, continuiamo a tagliarci così il pollo, il sedano, e poi ci andiamo a mettere il pollo. Allora, abbiamo fatto, ecco qui. Ciao Carla, sì, mi vedete, ma prima non si vedeva più niente, perché non so perché si è interrotto il video. Ok, sedano, cipolla, carota. Veronica, un bacio, meno male, si vede, dai, ci siamo. Sedano, cipolla, carota, un filo d'olio e lo andiamo a mettere sul fuoco. Ora ci spostiamo con la telecamera, quindi attenzione. Andiamo a mettere un attimo, ok, abbiamo messo il trito sul fuoco e adesso vi faccio vedere come facciamo il pollo al curry. Nel frattempo si sta cuocendo il nostro altro filino d'olio. Lo ciampotto con un altro pochino d'olio. Collegato con me all'inizio, ciao Mercedes, ok, vediamo, chi si era collegato con me all'inizio ha visto che abbiamo messo a fare il brodo con carota, sedano e cipollina. Mettiamo lento lento il trito e passiamo qui adesso a fare il pollo. Per quanto riguarda il pollo, lo mettiamo in una ciotola più grande. Io un altro consiglio che vi voglio dare, quando andate a comprare il pollo, ricordatevi che se comprate il pollo intero, ovviamente il prezzo è molto meno. Quando andiamo a comprare il pollo già fatto a pezzettini, già trattato, già tagliato, già fatto a fette, il prezzo è più alto. Quindi, se comprate un pollo, un petto di pollo intero,
fare dei pezzettini veramente ci vogliono 2 secondi, le potete fare anche con le forbici, è veloce e semplice. Andiamo ad infarinarlo questo pollo, prima con il curry, eccolo qui, un profumo bellissimo. Ci mettiamo il curry dentro. Se è poco, ce ne aggiungiamo un altro po'. Lo dobbiamo ben bene infarinare di curry. Sì, è poco, ne voglio un altro pochino. Io generalmente il curry mi piace comprarlo o se andate alla Pigna Secca, insomma ci sono tanti posti dove lo riuscite a trovare, oppure quando vado a Roma io amo il mercato multietnico. E in quel mercato mi sento indiana, mi sento parte di loro, e quindi quando vado lì mi compro il mondo. Ovviamente adesso l'ho comprato al supermercato, quindi insomma è un curry meno speziato, però comunque molto buono. Ce lo mettiamo così, non abbiate paura, buttatecelo, deve essere bello infarinato di curry. Ok, così ce lo facciamo assorbire in tutte le parti e poi a questo punto ci mettiamo la farina. Gli abbiamo dato prima una patina di curry perché così il sapore viene conservato in ogni pezzettino. E poi invece lo andiamo a chiudere con la farina perché la farina ce lo blocca e resterà morbidissimo, una meraviglia, cioè veramente molto buono. Io non mangio carne, chi mi conosce lo sa, però mi piace molto cucinarla, quindi per mio figlio, perché mio figlio la mangia, e allora ovviamente le assaggio le cose quando le cucino, e vi dico che questa è una ricetta stupenda. Ah, poi ci sono delle amiche care che vengono spesso da me, che vengono a mangiare, mi conoscono e mi seguono, che mi hanno chiesto le polpettine al limone. Vabbè, chi le ha mangiate da me sa di che cosa sto parlando. E quindi le facciamo, quando volete le facciamo, le possiamo fare anche martedì o giovedì, le possiamo fare. Domani no, perché io domani non ho nulla più in casa, quindi domani ci arrangiamo con quello che ci sarà. Adesso andiamo a vedere come si sta comportando il nostro soffritto. Aspettate che mi lavo le mani. Spostiamo la telecamera con molta, molta delicatezza, perché sennò qua oggi faccio solo macelli. Eccoci. Eccoci qua. Ci siamo? Mi vedete? Sì? Ok. Allora, il soffritto sta andando. Si è ammorbidito, vedete, però non è, cioè è morbido, però non è troppo troppo. In questo olietto alziamo un poco la fiamma, aspettate che prende un po' più di calore, deve diventare più caldo. Ok, nel frattempo mi controllo a che punto stiamo qui. E soprattutto questi sono errori da scolaretta, mettere il manico di qua. Il manico, ricordatevi, deve stare sempre all'esterno. Stiamo andando benissimo. Ok, a questo punto buttiamoci i pezzettini. Ciao Luisa,
Quanto sei bella tu! Sì, polpettino al limone, Paola! Ecco qui, prendete i pezzettini di pollo infarinati col curry e con la farina e buttateceli dentro. La fiamma bella alta. Questo ci farà fare una piccola crosticina esterna, ma piccolissima, e ci conserverà invece la morbidezza del pollo all'interno. Per chi non era collegato all'inizio, il brodo che abbiamo fatto quando abbiamo tagliato carotina, sedano e cipollo. La farina, toglietela la farina in eccesso, quindi quando prendete il bocconcino, fate cadere la farina in eccesso. Eccola qua, i bocconcini sono tutti ok. Adesso andiamo a girare. Deve fare un altro pochino e poi ci andiamo a mettere un po' di vino. Allora, generalmente il vino dovrebbe essere bianco, no? Quando si fanno le cose per non sporcare, tra virgolette, le carni, perché nel momento in cui andiamo a mettere il vino rosso si tinge il pollo. Invece col vino bianco non si tinge. Però io il vino bianco non ce l'ho mai, perché io qua bevo solamente il rosso e quindi e il rosso ci mettiamo. Poi qui ci manca il sale, non ce lo dimentichiamo, e anche qui sale nella ciampotta, così mettendo il sale, quando mettiamo il sale fuoriesce tutta l'acquina, perché il sale favorisce l'uscita dell'acqua. Un po' di sale qua nel brodo e un pizzico di sale nel pollo. Giriamo il pollo. Un altro minutino bello forte. Giriamo la ciampotta. Un profumo stupendo, ragazzi, sta ciampotta. Guardate qua. Però è ancora cruda, vedete? È ancora cruda. Ok, qua si sta bello amalgamando. Tutto. A questo punto il vino, un po' in ritardo, Rosellina. Ok, il vino sempre a fiamma alta, eh? Siamo sempre a fiamma alta. Il pollo, ricordate una cosa, Luisa, si può fare anche con lo spezzatino? Sì, è ottimo, lo spezzatino di vitello è favoloso. E nella stessa procedura, tu puoi anche semplicemente non metterci il curry, non infarinarle prima nel curry. Viene stupendo lo spezzatino fatto così. A questo punto, vedete che si è dorato un po' da tutte le parti, abbasso la fiamma e ci butto il brodo. Un pochino. È
un altro pochino, lo dobbiamo coprire di brodo. Se non ci avete il brodo, ci fate l'acqua calda, va bene lo stesso, perché questo spezzatino è saporitissimo, cioè è pieno di spezie, pieno di verdure, quindi io sono una perfezionista, tra virgolette, quindi ci faccio il brodino, però se non ce l'avete andate di acqua calda e va bene. L'acqua deve essere calda però, non ce la mettete fredda perché sennò interrompete il processo, cioè ci date una botta. Quello è caldo, voi ci buttate una cosa fredda. Allora, a questo punto deve andare coperto. Zitti zitti, si deve fare buono buono. Ok, abbassiamo un pochino, però non bassissimo. Andiamoci a controllare la ciambotta. Come facciamo a capire che la ciambotta è pronta? Dobbiamo sempre assaggiarla, sempre. La cosa che sicuramente è l'indicazione principale, ovviamente, è la patata, ok? Perché quando voi... è quasi fatta, però questo è un pezzettino piccolo, eh? Quando la patata dentro c'ha l'anima che... l'interno non è più bianco, vuol dire che è quasi fatta. Mamma mia, quasi quasi. Però questo pezzetto è piccolo. Vediamone un pezzo grande. Vediamo un po'. Ok. Altri 5 minuti, un po' più forte. Nel frattempo ci controlliamo qua. Dopo vi faccio vedere con entrambi, Anna, anche quello vegetale. Allora, qua sul dado vegetale diciamo che mi trovate proprio incazzata, nel senso che il dado vegetale non lo dovete comprare mai più, perché altro non è che un trato di glutammati, vi fa male, quindi sono tutti grassi e zero verdure. Meglio l'acqua. Meglio l'acqua calda, secondo me, perché io li ho usati tantissimi, grazie Emilia, li ho usati i dadi in passato tantissimi, oggi manco se mi ammazzano uso più un dado vegetale, un po' per scelta, perché penso che non dobbiamo contribuire ad alimentare l'industria di prodotti che ci fanno male alla salute, e il dado è uno di questi. Marco, ma sei sparita? Tesoro, sono sparita perché è caduta la linea mentre stavo facendo il video in diretta, praticamente ho spostato l'inquadratura. Carmen, ah, ma io non vi vedo, forse state commentando l'altro video e qua siamo andati in diretta e quindi ti dicevo, per me non dobbiamo comprare le cose che ci fanno male, ok? Ci sono degli alimenti che sono proprio, ovviamente ci fanno male, ma sono buoni. Tipo, vedi la Nutella, no? E allora come si fa a resistere alla Nutella? E si compra. Fa male, però si compra. Il dado, possiamo farne a meno. Possiamo farne a meno. A Nutella no. A Nutella no, purtroppo. Oui, oui. Ho aumentato un po' la fiamma.
Allora, la volete vedere una cosa meravigliosa che io faccio con il con la cianfotta? Quando mia figlia adora i piatti tipo couscous, riso, piatti un po' orientali, io se per esempio faccio una base di verdure o una base di sughetti, diciamo corposi, ci faccio sempre il couscous. Quindi oggi vi vorrei far vedere, se voi volete commentatemelo, mi dite sì se lo volete vedere, vi vorrei far vedere un pochino, un piattino ovviamente di questa cianfotta, il couscous con la cianfotta, perché secondo me è spettacolare. E se lo volete ce lo andiamo a fare, ci vogliono pochi minuti, mentre si sta facendo, guardate qua che bella faccia, sta prendendo corpo. Sta prendendo corpo. Questo sughetto che voi vedete qui si deve tutto ritirare, deve diventare una cremina. Un profumo bellissimo, sembra l'India, perché ovviamente il curry è una tipica cosa proprio indiana. Ci dobbiamo andare a buttare i pomodorini, non ci dimentichiamo. Eccoli qua, pomodorini e basilico. Buonissimo. Allora, andiamoci a pesare. Sì, lo voglio. Ok, facciamo il couscous. Andiamoci a pesare il couscous. Più o meno a persona sono 70-80 grammi di couscous. Quindi ce l'andiamo a pesare 70 grammi e stasera lo conservo a mia figlia. Allora, couscous. Figlia, prendimi il couscous, per favore. Dove è il couscous? Vedete se sta là. Io l'ho comprato. Allora, per fare il couscous è importante avere l'acqua calda. Quindi qua già c'è un po' di brodino, cioè vado ad aggiungere un pochino d'acqua. L'ultima volta che sono al supermercato. Ah, eccolo qua. Ok, ecco il couscous e vi faccio vedere come lo facciamo. Sì, couscous. Belline. Allora, mettiamoci qui così mi vedete. Ok, andiamoci a pesare. Puliamo un po', ricordatevi sempre di essere sistemate quando cucinate, perché quando puliamo appresso appresso, ciao Maria Teresa, quando puliamo man mano che facciamo le cose, no? Io in questo momento sto pulendo di qua, ci troviamo sempre a lavorare nel pulito, che è importantissimo lavorare nel pulito. Allora, azzeriamo qui. Aspetta. Para. Ok, ci pesiamo 70 grammi. Sono 80, vanno benissimo lo stesso. 80 grammi.
eccolo qua. È quasi pronta la cianfotta, quindi tra poco procediamo. Il pollo al curry è quasi fatto. Guardate, guardate il sughetto. Volendo, anche qui potete fare un po' di riso fatto per esempio anche in bianco, il riso, un riso comunque a chicco lungo, un riso un po' più orientale tra virgolette, quindi un basmati o comunque un parboio, un riso che tenga bene le cotture. Quando l'avete fatto bollire, semplicemente ci mettete un filino d'olio, ve lo mettete in una ciotolina, ok? E rigirate la ciotolina. Stesso nel piatto, riempite il piatto sulla ciotolina di sughetto e potete mangiare un bellissimo riso al curry con il pollo, che è un piatto orientale ma fatto nostro, perché ormai tutte le cose buone che ci hanno portato dagli altri popoli noi le abbiamo fatte nostre, invece questa è proprio una cosa napoletana. Ciao Anna, facciamolo fare altri 5 minuti, è quasi fatto il pollo e vi faccio vedere qui come andiamo a fare. La nostra cianfotta è pronta, guardatela, mamma mia, è una meraviglia. Assaggiate i peperoni, che sono quelli sempre un po' più callosetti, vedete se sono fatti. Sì, è fatto, è pure incandescente. Appena bolle lì, qua pure è fatto, ora vi faccio vedere tutto, eh. Siete pronte? Ok, spostiamoci il pollo. Mettiamoci qui su una padellina, un filino d'olio, proprio un filo. E direttamente, ora vi stupirete perché il couscous nessuno lo fa così, solo io che sono una pazza scatenata, ma vi assicuro che è meraviglioso. Prendiamo 3 cucchiai di cianfotta, 1, 2 e 3. Alziamo un po' la fiamma, facciamolo fare bello caldo caldo. Ok, e buttiamo il couscous dentro. Girate. Pochi minuti, girate 1-2 minuti. E poi a questo punto
ci andiamo a mettere il brodo o anche l'acqua, va bene lo stesso. Ancora la fiamma è accesa, pochi minuti. Un po' di sale, poco poco. Spegniamolo e appena si spegne si mette il coperchio. Basta, non lo guardiamo per qualche minuto. Adesso andiamo di là. Venite con me. Piano, senza fa guai, Lilli, senza fa guai. Eccoci qua. Ok. Eccoci qua. Allora, ci andiamo a fare. Il nostro pollo al curry con un sughetto morbido buonissimo. La nostra la nostra cianfotta, bellissima. E adesso ci facciamo anche il nostro couscous. Un minuto ancora. Si è coperto nel frattempo, vedete? Vedete? Non ho fatto più niente. Vediamo a che sta. Quasi fatto. Ha bisogno di un tempo tecnico per assorbire l'acqua. Il couscous deve assorbire tutta l'acqua, si deve riposare e poi è pronto. Questo sughetto, che ora voi vedete molto morbido del curry, io l'ho lasciato morbido apposta perché più tardi, quando lo andiamo a riscaldare, si finisce di asciugare. Oppure, volendo, se voi vi fate due patate, ce ne potete buttare qualche cucchiaio sopra perché è saporitissimo. Lia Fusco, bravissima! Ok, un bacio pure a Lorenza, sì. Vi faccio vedere una cosa. E la tenerezza, no, del pollo, guardate qua. Morbido, non stopposo e buonissimo. Io non mangio la carne, però a volte, insomma, faccio uno strappo alla regola. E controlliamoci un attimo qui a che stiamo. Eccolo qua, vedete, sta assorbendo tutta l'acqua, deve assorbirla un altro pochino. Io ce l'ho messa parecchia, di parecchio brodo. Un altro minutino. È il vapore stesso che la fa cuocere. E quindi voi, con poche cose, pochi soldi innanzitutto, perché ovviamente verdure, pollo, couscous, pochi soldi, fate una cena buonissima. Nutriente, perché molto nutriente, e soprattutto salutare, perché non c'è niente di che vi faccia male. Questa è una tipica cosa napoletana, la nostra cianfotta. Il pollo al curry l'abbiamo un po' ereditato, però ci piace così. Il couscous è un misto di tradizione nostra con le altre tradizioni.
Perché poi, se volete, il couscous è anche un piatto molto siciliano, molto dei popoli che affacciano sul Mediterraneo, insomma. Oggi non riesco a parlare. E quindi un piatto anche nostro. È pronto. Eccolo qua. Che volendo lo potete fare anche col pesce, il couscous, che è meraviglioso. Ok, ci andiamo a mettere un altro pochino di verdurine sopra, la nostra famosa fogliolina di basilico, sempre, che se non è basilico è prezzemolo. Eccola qua, e ci mettiamo pure, secondo me che ci sta una meraviglia. Eh sì, sembra buonissimo. Speriamo. Ci andiamo a mettere un velo microscopico di curcuma. La nostra curcuma. La curcuma fa benissimo, è un potente antinfiammatorio, fa molto molto bene, e una spolveratina da sopra arricchisce il nostro piatto. Tre cose fatte velocemente, semplici e buone. Domani, se vi fa piacere, vorrei farvi fare una cosa che oggi mi ha ispirato il mio amore, Marco. Ci sono delle cose tipicamente napoletane, che io amo molto tramandare a chi voglio bene. E se volete, vi insegno a fare gli scagliozzi. Gli scagliozzi sono polenta, altro non è che polenta, e poi fritta. Vi insegnerò due modi di fare la polenta, che secondo me, non pensiate che la polenta è un piatto del nord, perché è nostro, la polenta è nostro. E vi insegnerò due modi di fare la polenta, uno è molto molto del sud e un altro molto del nord. E così domani, se vi fa piacere, scrivetemelo, io vi condivido queste due cose. Adesso vi do un bacio grande. Eccomi qua, mo si interrompe, no, la comunicazione. Sono io, ciao a tutti e buona domenica.